Buongiorno a tutti, eccoci qui con una nuova missione in DCS World, campagna Georgian Hammer per la 10C Warthog. Quest'oggi si tratta della missione numero 11, sempre Closer Support. Avremo un Wingman, quindi saremo un volo di 2 a 10. L'armamento, a parte al solito jammer e al solito targeting pod, avremo 2 CBU-105, 2 CBU-97, 2 AGM-65D e poi i soliti 2 AIM-9M Sidewinder per l'autodifesa dagli attacchi aria-aria. Andiamo a parlare un po' di queste bombe. La 10 può portare due tipi fondamentalmente di bombe, non guidate a caduta libera e quelle guidate o a guida laser o a guida GPS o a guida inerziale. Tra le bombe non guidate abbiamo le bombe cluster a frammentazione, possono essere sganciate in modalità CCIP o CCRP. Abbiamo le CBU-87 da 430 kg, sono delle bombe che semplicemente si frammentano in sottomunizioni, e le CBU-97 molto più sofisticate, dello stesso peso, la cui modus operandi è un po' complesso. Potete trovare una spiegazione esaustiva su Wikipedia o altri siti internet, ma fondamentalmente contiene all'interno delle bombette che prima scendono con dei grappoli separati con il paracadute, poi un razzo le spinge verso l'alto mentre ruotano e mentre ruotano con un sensore all'infrarossi cercano un obiettivo, una massa metallica contro la quale poi un altro piccolo retrorazzo le spingerà. Per andare a impattare, perforare e esplodere all'interno di questa massa metallica. Questa bomba però, soprattutto per il fatto che ha dei paracadutini, non è corretta per il vento, quindi se c'è un vento forte porterà fuori zona obiettivo le nostre bombette. La CBU-105 invece durante il rilascio utilizza la piattaforma inerziale dell'aeroplano per andare a attivarsi in un punto ben preciso che possiamo scegliere noi. Poi, una volta ovviamente che le sottomunizioni sono uscite e hanno il paracadute, queste comunque verranno trascinate via. Ma perlomeno tutta la caduta libera viene comandata dalla piattaforma inerziale, quindi non ha la possibilità di navigare in aria durante la caduta libera. Questo è il nostro armamento, abbiamo queste due CBU-105 e due CBU-97 che sono uno fratello dell'altro in pratica. La situazione. Dobbiamo contrastare una formazione di carri armati, una compagnia di carri armati, 2 km a nord di Sukhumi Air, dell'aeroporto di Sukhumi, che si trova questa compagnia di carri armati si trova nella vicinanza della strada ad un incrocio a queste coordinate. Una compagnia di carri armati è formata da tre plotoni e ogni plotone ha quattro carri armati e poi ci sono due carri armati aggiuntivi che stanno vicini al quartier generale, al plotone del quartier generale. In tutto sono 14 carri armati. La frequenza tra noi e il gregario è la 251 UHF. Abbiamo un aerorifornitore KC-135 che opera sulla frequenza 150 AM e ha un sistema di navigazione sul canale 40 X-ray, il TACAN, Tactical Air Navigation. Il JTAC si chiama Moonbeam e lo possiamo contattare sulla frequenza FM 30 decimali 000. Abbiamo un AWACS sulla 124 per ascoltare. Su questa frequenza possiamo ascoltare tutti gli altri asset, cioè le forze in volo e i rilevamenti degli aerei nemici, delle minacce nemiche da parte di questo aereo radar. L'AWACS si chiama Dark Star. Possiamo contattare e interagire con altri gruppi di volo attraverso il menu che si apre col comando F10 e il sottomenu. Altri. Abbiamo in volo con noi 4 F-16 che operano una missione SEAD, poi abbiamo 2, 4, 6, compreso noi, A10,
4 F-15 che faranno superiorità aerea e altri 4 F-15 che faranno quello che facciamo noi 6 a 10, close air support. E abbiamo anche i soliti due AH-64D Apache elicotteri, nominativo Chevy. Il bullseye si trova sull'aeroporto di Suquamish. L'obiettivo è quello che abbiamo già nominato. Condizioni meteorologiche. Il vento non troppo intenso, ma da tener conto. Da est-nord-est, questo è importante, al suolo è a 2000 metri da est. Andiamo a vedere il mission planner. Eccoci al mission planner. Suquamish, decollo come al solito probabilmente in direzione ovest, per poi virare a sinistra verso sud e dirigerci verso il primo punto che si trova a est. Ma il vento in effetti al suolo era da 0,73, per cui in questo caso probabilmente la pista sarà questa, la 0,9, quindi verso est. In quel caso il primo waypoint è di fronte a noi. Poi viriamo a sinistra, verso il secondo waypoint, fence, terzo waypoint IP, abbiamo delle minacce contraeree, e poi il nostro obiettivo. Andiamo a vedere il nostro JTAC, che cosa ci fa inquadrare. Ecco qua. Ecco tutti i carri armati di cui dovremmo occuparci. Andiamo a cercare di individuare la minaccia contraerea. Non è questa. Al momento non vedo nessun sistema missilistico. Questi sono i carri armati di cui dobbiamo occuparci. Vedete target. Direi questo è il nostro obiettivo primario, questo è il nostro obiettivo secondario. Quindi a nord dell'aeroporto. Poi abbiamo il prossimo waypoint il 5, egress. Allora il nostro waypoint è il 5 e egress è questo qua. Dobbiamo tornare al 6 e atterrare, il che dimostra che la pista in uso è la 09, quasi sicuramente, anzi direi sicuramente. Il nostro JTAC Moonbeam è questo qui. Benissimo, è tutto abbastanza chiaro. Vediamo un po' se si vede il tanker, eccolo qua. È verso sud-ovest. E poi abbiamo Goodauta, non troppo distante, dal quale potranno partire degli aerei nemici. Quindi procediamo a vedere una specie di foto aerea del. Ecco la mappa, questo è quello che ci interessa, dovremmo fare una foto di questo. Voilà, fatta. Ecco che vedete, a nord dell'aeroporto c'è questo villaggio e qui abbiamo questi carri, che saranno peraltro in movimento, per cui dopo un po' di tempo non li troveremo più lì, ma probabilmente lungo questa strada verso l'aeroporto e poi lungo questa strada o viceversa. Potrebbero essere lungo questa strada, questo ponte, insomma in questa zona. Anche questo villaggio a sud-est potrebbe essere interessante. Questa zona prima della foresta direttamente a est dell'aeroporto. Ok, cerchiamo di ricordarci, anzi di questo faccio un'altra foto.
aiutare con l'identificazione qualora il JTAG non dovesse essere di grande aiuto, come spesso accade. Start. Eccoci a bordo, come vedete è notte. Il nostro gregario è pronto al decollo. Icons. E si va. La prua in effetti è ovest, il che è strano. Come temevo, dopo il decollo dovremmo virare a sinistra. Nodi, rotazione. Gear up. Flaps up. Pitch. Dodge 3, on station at bullseye 099, 424 at 11,000. Carrello e flaps sono stati retratti, manteniamo una velocità di 220 nodi e un pitch di 5 gradi a salire, viriamo a sinistra andando verso il waypoint 1. NVG. NVG. Eccoci in navigazione verso il waypoint 1. Saliremo a 6-7 mila piedi. Manteniamo 200 nodi. Vediamo dov'è il gregario. È già in formazione a fianco a noi, 3 miglia al waypoint 1. Verifichiamo di aver armato l'aeroplano. Viriamo verso il waypoint 2. Ecco i nostri F-16 SEAD. Pronti a essere autorizzati ad ingaggiare le batterie contraeree missilistiche nemiche. Li abbiamo autorizzati, siamo a 6.000 piedi. Livelliamo. Head alt. Quarantaquattro miglia al punto fence. Occupiamoci delle contromisure.
programma Allora abbiamo gli F-15 che hanno riportato che sono disponibili. Possiamo inviarli anche loro. Menu comunicazioni, F-10 altri. Dodge 1-1, cap available for tasking, mandiamoli. Un'occhiata all'RVR. Noi abbiamo un search radar al momento alle nostre ore 12. Modifichiamo la quota di apertura delle bombe 105. Fatto. Stesso per le CB-97. Fatto. Left. Enfield 8 defending Sam at balls 03442. Abbiamo Enfield a cui è stato sparato un missile terra-aria. F-15, MiG-29, F-16, Search Radar. Ecco il MiG-29. TGP, air to ground. Ecco il nostro obiettivo. Contattiamo tra poco il JTAC. Miglia e mezzo all'obiettivo. MiG-29 ci ha inquadrato, abbiamo un F-15 in zona. Bohr, andiamo a vedere di cosa si trattava. Sono gli altri A10. Potremmo anche farli intervenire. Abbiamo gli aerei nemici a 50 miglia. A 16.000 piedi. 302, quindi direttamente in fronte a noi. Ma abbiamo fior di asset amici davanti a noi. Non dovremmo preoccuparci.
È ora di spegnere le luci. Anti-collision off, position off. Left. 4-4-2. 4-6. Tally armor at balls 0-6-2-4-3. 4-6. In from the southeast. Engaging armor at balls 0-6-2-4-3. Allora, questi sono tutti F15 per via di questo triangolino in testa, ma questo 15 è un SAM, è una batteria missilistica, di questo dobbiamo preoccuparci. Right. White. Black. White. From the northeast, engaging triple A at bullseye 10242. Board 6, kill armor F16. At 10042. Board 6, kill triple A at bullseye 0856042. Engaging triple A at bullseye 3464. Dodge 5, passing waypoint 5 at 28 km. Pushing from waypoint 2 at 10,000. Triple A at bullseye 10242. Infield 8, in from the north, engaging triple A at bulls 14242. Four. Bank. Proviamo a contattare ora il JTAC. Verifichiamo di avere la frequenza giusta, 30, sì. Moonbeam 1-1, this is Hawk 1-1-2, E10, 12 nautical east of IP, Adder 6000, armed with AGM-65D bombs, CBU-97, 2300 gun, time on station is 0 plus 60. Available for tasking, what do you have for us? Moonbeam 1-1, this is Hawk 1-1-2, E10.
11 nautical, southeast of IP, Adder, at 6,000. I have CGM-65D waypoint bombs. CBU-97, 2,300 gun. Playtime is 0 plus 60. Available for tasking. What do you have for us? Hog 1-1. This is Moonbeam 1-1. Type 3 in effect. Advise, I'm ready for 9 line. Ready to copy. Line is as follows. 1-2-3 NA. 60 feet MSL. Tanks. Foxtrot Hotel 7-6-5-4-6-7. North 4-2-5-1-0-8-8-0. East 4-1-0. Foxtrot Hotel 7-6. No mark. 0. East 5-4. 6-7. Allora, Foxtrot Hotel 7654 67. Lo chiamiamo target. Ready to copy remarks. Use AGM 65D 2 CU-23 northwest 2 nautical wind 076 at 8 meters per second. Ok, abbiamo il nostro obiettivo. 60 Foxtrot Hotel 7-6-5-4-6-7 Black 4-2-5-1-0-8-8-0 East 4-1-0-9-3-6-3-0 White. Black. White. White. Right. Bene, abbiamo selezionato l'obiettivo proposto dal JTAC, è un carro armato, ci è stato detto di attaccare con missili Maverick AGM-65D agli infrarossi. Abbiamo acquisito l'obiettivo con il TGP,
lo abbiamo condiviso con la telecamera del nostro Maverick, lo vediamo qui, al momento è a 9.1 miglia. Possiamo cominciare ora l'affondata. Abbiamo chiuso il crosshair sul target e ora andiamo a far fuoco. Disimpegniamoci. Risaliamo a 6.000 piedi. Cinque secondi all'impatto. Obiettivo oscurato. Il nostro sistema di rilevazione lancio missili ha rilevato un lancio. Non sappiamo se si tratti di un lancio di aerei amici o nemici, quindi per non saperne leggere né scrivere ho rilasciato dei flare. Possiamo vedere qui che il nostro obiettivo è stato distrutto. Andiamo ora. Hawk 1-1, Dodge 8-1. Cap Strike is holding on station. Ready for tasking. Hill, Dally Bandit, 4 o'clock. Dodge 8-1. Roger. Proceeding to IP. Ok, il nostro gregario ha riportato una minaccia aerea nemica alle ore 4. In questa zona, ora di fronte a noi, ma non siamo inquadrati da nessun radar di ricerca, probabilmente si tratta di elicotteri. Andiamo ora a cercare altri carri armati. Questi sono solo dei camioncini. Procediamo verso questo carro. Condividiamo la sua posizione con il nostro Maverick. Cominciamo la nostra affondata. Right. Pronti a far fuoco. Disimpegniamoci a sinistra. Sempre circa 6.000 piedi, right. CCD. Black.
White. 30 secondi all'impatto, no, distruttora. Ok, prima di prendere altri ordini dal JTAC, gestiamo piuttosto la nostra posizione. 4 Bank. Resettiamo le nostre armi, i nostri TGP e quant'altro. Ready to copy. Allora. Ready to copy. Line is as follows. 1, 2, 3, NA, 45, 8, MSL, tanks, Foxtrot, Hotel, 7, 5, 8, 4, 5, 1, North, 4, 2, 5, 0, 1, 7, 0, 4, East, 4, 1, 0, 9, 0, 4, 1, 8, no mark, 0, East, 7,000, egress. Advisement ready for remarks and further talk on. Ready to copy remarks. Request AGM 65D, wind 076 at 8 meters per second. Three. Head alt. Foxtrot Hotel 75845-1 North 4250-1704 East 4109-041. Abbiamo ricevuto un altro obiettivo dal JTAC, inserito le coordinate in un nuovo waypoint. Left. Ci sono stati dati via data link la posizione dell'obiettivo. Andiamo a vedere ora di cosa si tratta. Parliamo ora con il nostro gregario. Two. Engage targets of opportunity at my speed with Maverick. Abbiamo MiG 29 dietro di noi, che non è una buona cosa.
Engaging bandit. Ok, un missile è andato a buco, a vuoto. Ok, perfetto. Diciamo al gregario di ricongiungersi. Resettiamo il nostro TGP. Perfetto. Verifichiamo la nostra posizione. Mettiamoci in holding. 4. Bank. Controlliamo la velocità, 258 nodi, va bene. Copy remarks. Request AGM 65D. Wind 076 at 8 meters per second. Three. Head alt. Two. Pitch. Thank you.
ancora questo carro, proverò ad abbatterlo con il cannone. Non vale la pena sprecare una CBU-97 per un carro isolato. NVG. 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 Proviamo a cercarci da soli gli obiettivi. Ecco un obiettivo utile. NVG. Hog 1-1. Abort, abort, abort. Hog 1-1. This is Moonbeam 1-1. Tank 3 in effect. Advise and ready for NVG. Cerchiamo qualcos'altro noi stessi. Five, two, five, eight, two, nine, east, 4-1-0-7.
Ready to copy remarks. Request. Wind 0.76 at 8 meters per second. Wind on target. Hog 1-1. Abort. 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 Hog 1-1. This is Moonbeam 1-1. Type 3 in effect. Advise and ready for 9-5. Allora. Andiamo su Other, Bore 1-1, autorizzato. Recuperiamo il nostro wingman. Tra poco. Right. Miglia all'obiettivo left. Right. Missile lanciato davanti a noi in questa zona, quindi probabilmente non c'entra niente con noi. 7 miglia all'obiettivo. Distrutto. Ok, allora saliamo in quota e cerchiamo obiettivi per conto nostro. La missione sarebbe ultimata, ma noi abbiamo ancora tutte le CBU 97 e le 105.
anche qui non sembra che ci sia più molto da fare. Left. Right. L'elicottero Apache. Altro elicottero Apache. Attenzione alle montagne. C'è un camioncino. Ma per il resto direi che non è rimasto nulla. Ecco, manco il camioncino. Non è rimasto proprio nulla per noi. Vediamo se qui c'è qualcosa che sia rimasto. Pare proprio di no. Andiamo per prua sud-est. Cerchiamo il nostro aeroporto. Suquamish. Prua 023. Cinque miglia. Frequenza dell'aeroporto.
messo come, dove siamo decollati noi, ma Senaki 132. Frequenza 132. Poi andiamo a Senaki. Prua 118. Ad notturno, poi Maverick off, Master Arm safe, Gun Pack safe, Laser safe, TGP off, modalità nav, abbiamo detto frequenza 132. Riaccendiamo le nostre luci esterne. Contromisure elettroniche stand by, off. Quantità carburante 3400 libre. Sei miglia all'aeroporto Nyborg. Senaki Nyborg.
20 miglia, dovremmo essere a 6.000 piedi, siamo a 10.000, considerato che dobbiamo fare un giro per allenarci, va anche abbastanza bene. Ora provo a dire al gregario di tornare alla base. Cerchiamo di accodarci al gregario. Landing. Flaps down. Flaps down. NVG. NVG.
Altitude. Com. Eccoci atterrati a Senaki. Direi che possiamo fermarci qua ed evitare tutto il rollaggio fino al parcheggio, lo spegnimento. Quit. Bene. Punteggio 40, risultato 100%, quindi missione ha avuto successo. End mission. Andiamo ora a rivedere insieme il file TACView. Eccoci di nuovo insieme per il file TACView. Partiamo da Senaki. Stiamo già rullando verso la pista di decollo, quella verso est. Acceleriamo un po'. Nel frattempo andiamo a vedere cosa succede intorno a noi. Abbiamo gli F-16 SEAD e CAP già in direzione del teatro, gli F-15 C e gli F-15 E. Questi sono Close Air Support e questi sono Combat Air Patrol, come questi. Poi abbiamo altri due A-10, noi siamo già decollati, qui è il nostro AWACS, due MiG-27, qui più a nord. Incentriamoci sul campo di battaglia, AGM-88 lanciati contro le difese missilistiche nemiche dalla SEAD. Questo F-16 è minacciato, vediamo come va a finire. Riceve molti missili e alla fine viene abbattuto. Gli F-15 si portano a nord a intercettare i Su-27. E noi siamo qui più a sud-est. Acceleriamo di nuovo un po'. Ecco, il conflitto comincia fra gli F-15 e i Su-27. AMRAAM vengono inviati, un F-15 è stato abbattuto e anche un Su-27. Due Su-27 abbattuti, un F-15 è vivo, un missile è lanciato verso gli A-10, evitato. E la SEAD continua e si concentra verso questa SA-15, SA-19. Uno, due. AGM-65 Maverick verso dei carri, e noi siamo ancora qui a sud-est. Posso dire di aver fatto intervenire la CAS troppo in fretta. Infatti io sono ritornato alla base con tutte le mie bombe a frammentazione ancora attaccate ai piloni. Il mio solito giro per parlare con il JTAC e prendere le coordinate, vedete che siamo qui.
In questo punto stiamo parlando con il JTAC. Ecco che cominciamo a intervenire. AGM-65 lanciato da me. Abbiamo degli Shark K50 elicotteri nel teatro di operazioni. Il carro è stato eliminato. Questa 10 attacca i due Shark. Mossa parecchio pericolosa, devo essere sincero. Non rispondono al fuoco, fortuna per lui. Uno dei due 10 è stato abbattuto, possiamo vedere. È il suo leader. Acceleriamo un po' l'azione. F-15 di closer support, continuano ad attaccare i mezzi al suolo. Ecco un altro AGM-65 lanciato da me. Verso questo carro singolo. È andato a buon fine. F-15 lancia una GM-154. Noi siamo qui a sud, sud-ovest in effetti, probabilmente comunicando con un JTAC nuovamente. Questo era il momento in cui ho mandato il gregario ad attaccare gli obiettivi per conto suo. Ecco su 27 una minaccia alle nostre ore 7 e non c'è nessuno a proteggerci. Questa è una situazione rilevante. Ecco il gregario ed io che orbitiamo a sud-est degli obiettivi. Di solito mi metto a 90 gradi per consentire al TGP di farmi guardare l'obiettivo. Ricordo che questo è stato un passaggio fallito, ho reagito troppo tardi per allinearmi sull'obiettivo e non ho avuto l'opportunità. Ecco, forse gli ho tirato col cannone, però francamente non mi ricordo. Abbiamo ancora i Su-27, ma rimangono a ovest dell'obiettivo. Sì, ricordo in questo passaggio avevo un obiettivo, ma è stato distrutto prima che io arrivassi a far fuoco per conto mio. Qui il gregario riceve l'ordine di attaccare e vedete lo fa senza esitazione. Due Maverick lanciati verso questa postazione che viene quasi del tutto eliminata. Io procedo verso sud per riallinearmi. Il gregario rimane in zona di combattimento. Gli obiettivi nemici sono quasi del tutto eliminati e con questo sono praticamente tutti eliminati. A questo punto non c'è più nulla da fare. Ricordo, dopo un po' di tentennamenti, ho capito che i nemici erano tutti eliminati e siamo rientrati alla base. In generale la missione è stata un successo. Io personalmente non ho colpito tanti obiettivi, solo 3, 2 coi missili e uno col cannone, però
l'importante risultato, veramente il risultato finale, ovvero la coordinazione e la consapevolezza situazionale. Abbiamo qua il gregario dell'altro gruppo di A10 che è già di ritorno alla base, e io e il mio wingman siamo ora in formazione. Bene, possiamo fermare qua questo debriefing, TAC View. Spero che ora ciò che sia successo vi sia più chiaro. Trovo che questi file TAC View siano fondamentali per imparare lezioni importanti da ogni missione che abbiamo appena volato, perché durante lo svolgimento non ci si rende conto di tante cose, ma dopo aver visto un file TAC View come questo, molte cose ci appaiono più chiare e impariamo quindi lezioni importanti. Grazie per essere stati con me e alla prossima. Ciao.